Ciao a tutti dalla vostra Nika. Allora, prima di tutto, video, come avrete capito, dell'aggiornamento della mia postazione, perché ho cambiato un po' di cose e devo fare un saluto. Elena Solvi, un bacio, che mi ha chiesto di essere salutata nel video postazione, e ti ho salutato. Allora, appunto, come dicevo, altro aggiornamento, anche se ne ho fatti già un po', lo so, ma sono state cambiate alcune cosine e devo farvi vedere appunto tante altre cosettine. E partiamo, solito giro, dai cassetti, poi saliamo, facciamo la parte sopra e poi riscendiamo di qua, che ormai, per chi mi segue, la conosce benissimo. Scusate i miei calzini. E appunto, stavo dicendo, chi ha visto tutti i miei video postazioni e aggiornamenti ormai lo saprà com'è il giro che faccio e quello che faccio vedere. E allora appunto partiamo da qua. Vediamo che mi abbasso. Allora, primo cassetto, c'è il solito, non è cambiato molto, salviettine, la mia scorta di veline. Adesso poi appoggiamo qua, poi la mia scorta di creme, poi tutte veline, anche le salviettine queste, bicchieri per la water marble, una tovaglietta per cambiare un po' colore, poi l'alluminio per quando comunque serve il semipermanente, lo sapete benissimo anche voi, e qua in questo cassetto ci sono tutte queste cosine qua che possiamo chiudere, eccola. Poi nell'altro cassettino più piccino ho un po' di altra robettina, vassoietto, crema per i piedi, poi ho questi miei bicchierini che uso per l'acrilico, astuccini vuoti, una scatolina vuota, set manicure che è ancora nuovo, perché comunque robettine così di ferro, sapete, lime, difficilmente io le uso perché le cuticole le spingono, le taglio, le lime di ferro assolutamente ad eretro, poi il taglia unghie così, intanto ne ho uno che sto usando quello, comunque se serve qualcosa ci sono. Poi ho la mia piccola fresina, questa acquistata dai cinesi, guardate, sono quelle che vanno con le batterie normali. Poi in questa scatolina ho appunto il taglia unghie che sto usando, il separativa dei piedi, ancora qualche accessorietto che non uso mai praticamente. Poi ho una crema nuova per il viso, questo per la manicure, vassoietti di scorta che quando li avevamo fatti arrivare dalla Cina ne erano arrivati 3 o 4, no, erano 4, uno ho regalato a Sharon, uno lo sto usando e questi due saranno di scorta perché si sa mai che si possano rompere. Poi qui dietro ho depositato questo, poi capirete il perché. E poi c'ho questa scatolina con dentro ancora tutti accessori per i piedi, questi sono i pistolini che vanno su sulla fresettina, pietra pomice e altre cosine, servono per i piedi. E basta, questo è vuoto, cioè è vuoto, ve l'ho fatto vedere tutto. E qui si sale e comincia tutto il mondo colorato arcobalenoso, non so se si dice italiano arcobalenoso, dei miei smalti. Allora, primo cassetto, ci sono tutti, Deborah, Maybelline, Rimmel, Kiko, poi che cos'è, c'è ancora un po' di tutto e di più, tutti qua. Sono arrivata a 441 smalti, ragazze. Primo cassetto, ci sono tutti Essence, Astra, qualcosa di fluo, H&M, Pretty Color, Shaka, Liabel, e chi più ne ha ne metta. E poi appunto, perché sono 441, ormai abbiamo passato il 400, avevo aggiunto una scatola. Qui dietro, vabbè, ho diversi dischetti, le mie veline aperte, altri pacchetti di veline dietro. E qui c'è la prima scatola dove ho tutti, Sinful Color, Melissa, e tutti i miei Pupa, poi anche questo di Tigota Laila e due di Sephora. E qua comunque sta diventando tutto Pupa, diciamo, sapete, come i miei ultimi video acquisti ne ho acquistati parecchi, insomma ho dovuto aumentare le scatole perché qua non ci stavano più. Ok, poi adesso andando di qua, beh, qui sopra ho la mia lampada nella scatola, vabbè, che è lì perché sapete che a me è semipermanente, non è che mi piaccia molto, l'ho fatto 2 volte, però preferisco fare la nail art e cambiare lo smalto tantissime volte, anche 2 volte a settimana, sapete che la Nika è così. Qui c'è un'altra scatola come questa dove ho altri smalti, ragazze, e sono ancora tutti Kiko, e ci sono questi qua meravigliosi Power Pro, poi questi qua della collezione natalizia che avevo acquistato, Quick Dry, poi cosa ho, un OPI, Mauro Naud che mi aveva regalato Albi, e poi Laila, e comunque ci sono ancora smalti.
fate il calcolo voi, tutti questi arrivano a 441. Poi vabbè, la mia lampada. E poi il cambiamento appunto che è stato fatto, questa scatola aggiunta che rimane qua sopra. Poi abbiamo messo questa mensolina, mio marito mi ha attaccato la mensolina dove ho messo tutti i miei, questi qua, espositori con le mie tip, perché prima sapevate che erano qua e questo è un altro cambiamento che è successo. Poi, già che siamo comunque in postazione, questi gli gufetti, chi ha visto video qui se lo sanno, che sono i lip balm di H&M, e questa è la scritta Nika, che l'ha fatta il mio maritino, vedete, sono le letterine, con la stampante in 3D, e io l'ho messa qua così, mi piace troppo tanto. Adesso pian piano vi faccio vedere altre creazioni che lui mi ha fatto per le mie cosine. Adesso andiamo qua sotto appunto la lampada, questo era un altro cambiamento che l'avete visto in video acquisti. Ho acquistato questo secchiellino del cinese, 1,50 €, ho messo dentro la mia lima, la mia cremina delle cuticole, un pennello, penna con di smalto, sono le lime che sto usando, le cremine che sto usando, e poi le mie pinzettine, spazzolina, la mia pietra pomice, altra penna con di smalto, poi qui c'è sempre il mio tappetino che è quello, è sempre quello, e qui, scusate mi siedo, è cambiato qualcosa anche qua. Questo avevo dentro tutte queste cose qua in un altro bicchiere trasparente che ho eliminato perché adesso uso questo. E praticamente mio marito mi ha fatto anche queste. Devo farvele vedere perché gli sono orgogliosa, mi piace una cifra. In questo contenitore ho messo questi due contenitori che anche questi qua li ha fatti lui con la stampante in 3D. Uno in questo magnifico rosa e uno in questo lilla, meravigliosi. Cioè sono scatoline... Cioè, una stampante che fa queste cose, anche io non potevo crederci. Cioè, veramente sono rimasta e sono contentissima perché ho messo un po' di oli per cuticolo, quelli che sto usando adesso, che tengo qua sopra nella mia postazione, che sono le basi top coat, oli cuticole aperti, non quelli di scorta che vi farò vedere dopo. E comunque restano qua sopra. Poi ho i miei due buffer che sto usando, appunto l'oli cuticole, e qua ho un altro bicchierino con dentro le forbicine, Dr. Essence, e gli spingi cuticole questi di metallo. E poi cos'ho anche? Ah, questi qua della Puppa per attaccare i brillantini, che trovi nel kit, si trovano nel kit. E poi adesso andiamo di qua, faccio spostare anche il mio cane qua, altro reparto, e poi scendiamo. E questa qua è un'altra creazione della magnifica stampante in 3D, lo so, ma sono, non ho ancora da metterci niente, però piccole minuterie delle mie cose, delle mie nail art, ci trovo sicuramente qualcosa da mettere. Ed è questo bel cassettierina, diciamo, chiamiamola così. Cioè lui praticamente con la stampante la prima cosa che ha fatto è tutta la copertura, l'involucro, come si può dire, dei sette ore per stampare questo pezzo. E poi ogni cassettino lo fa uno alla volta, un'ora e mezza circa. E me lo sono fatta fare uno così con la doppia divisoria, un altro ancora con la doppia divisoria, poi due con quattro scompartini così, e l'ultimo invece intero. E poi io, sapete, magari anche gli striping o gli sticker, quelli che non volete più imbustare, che ce ne sono pochini, si mettono dentro, tutte cosine piccoline, anche dei brillantini, piccole giarrettine, quelle di vetro, ci sta comunque delle cose. Sono contentissima, bellissima, perché andare a comprarli comunque costano una cifra, anche poi non li trovi così resistenti e belli neanche dai cinesi soprattutto. Poi qua in fondo ho crema mani, lip balm, e questa qua che sto usando è aperta, e l'altra di scorta è là sotto. Poi ho la mia Sophie, ormai conoscete, asciuga niente, però mi voglio bene, ormai fa parte della mia postazione. Bidoncino, il mio primo bidoncino che ho da quando ho iniziato con la nail art, lava pennelli, per porta pennelli per lavarli, così li mettiamo su. E poi qua ho i miei profumi, questi di Betty Boo, uno o due. E qui un'altra scatolina dove ho ancora qualche smaltino, ho anche i semi permanenti, pochi perché non ne ho tantissimi, ve l'ho detto che non è che mi piaccia molto. Poi ho qualcosa, quelli di smalti che sono aperti, qualcosa di Debbie e Deborah Milano, e poi tutti i Debbie Deborah Milano qua. E li lascio qua perché giustamente il posto l'avete visto. Poi altro cambiamento è questo bidoncino che avete visto nei video acquisti, che adesso lo metto qua, è qua. Poi vabbè, il mio solito portapennelli, quello di Nice Store, con un po' di polvere di Nika, perché fa molte le polveri, che è quello acqua di rose. Poi disinfettante alcol isopropilico. Poi ho questo per detergere i pennelli, due solventi della Mille Luci, e poi lo sgrassatore, il cleanser, quelli per i semi permanenti, sono della Melissa, che
li conoscete ormai che li ho, ma sono lì perché, vi ripeto, semipermanente, lo vedrete proprio gran poco dalla mica, appunto il bidoncino. E saliamo di qua, ho gli acrilici, questi di Nail Store, e qua ne ho un pochino di due o tre marche dentro qua, che non sto qua a farvi vedere, poi se volete sapere di più ve lo direte. E poi questo, vabbè, c'è il video specifico, qua ho tutte le mie decorazioni in stickers, quelli ad acqua, poi tutti questi qua che sono tutti stickers, quelli adesivi per le unghie, scotch, striping, poi altri stickers, poi le lunette della French e anche questo che l'avevo preso molto comodo per lo striping, porta striping. Ecco. E poi adesso scendiamo qua, qua c'è la mia scatolina, che chi lo sa, c'è dentro tutte le mie tip, quelle grandi a stiletto, quelle grosse, che le tengo dentro tutte qua quando le faccio. E qua altra scatolina piena di lime, che non sto qua a toglierle, per carità, c'è il video se volete andate un po' indietro nei miei video un pochino più vecchi, avevo fatto appunto tutto il video sull'apposito sulle lime, che poi non ne ho più acquistato, perciò sono sempre quelle. Adesso scendiamo qua, scusa Kiki amore, c'è anche il mio Kiki se volete vederlo qua sotto, ma è tutto qua che arriva tutto qua che arriva dalla sua mammina, dal bacino. Poi qua c'è il mio astuccio con dentro i pastelli, penne, matite, gomma, tutto quello che è, mi serve il quaderno, quello mitico della Nika, dei saluti, una mia agenda con gli appunti per la nail art, per le manicure, per tutte le mie cose. E poi il mio faldone che conoscete benissimo, che ho creato io, che comunque vabbè, non ci vuole Einstein a crearlo, perciò su tutti i miei tutorial di nail art che ho fatto fino adesso. E poi ho anche delle altre cose dentro, così mettiamo via. E qui adesso, scusate, spostiamo la sedia, qui ho questa che conoscete bene chi mi segue, con tutte le mie ruote di tip e il mio Kiki che mi dà tanti bacioni, ciao. Certo. Poi c'ho sul lip gloss, gli piace lui. E in questa scatolina ho anche quell'altro di scorta di questo qua, non sto qua a aprire tutto perché se volete un video proprio ancora più specifico lo farò vedere. Poi qui ho quest'altra cassettiera di 4 cassettini, dove nel primo cassetto ho Pata Fizz, non prendeteli mai questi trasparenti perché fanno veramente schifo. Ah, dovevo metterli nel top e flop, è vero? Sì, perché veramente io li uso per attaccarci la tip, per... Prendete proprio quelli gommosi tipo cicca, quelli bianchi, quelli valgono di più, questi qua trasparenti veramente non si staccano neanche. No, ho sbagliato io a comprarli quelli. Sì, va bene, li uso lo stesso perché ormai li sto quasi finendo, ecco. Poi qua ho questo per coprire le unghie, poggia mano, poggia dito, questo che è nuovo di scorta, si sa mai che serva un contenitore per spruzzare, poggia pennelli, sì amore. Ok, non ti piace, dito finto. Poi qua ho questi che vi avevo spiegato, che sono quelli quando si beve il caffè in giro, dopo io li lavo, li tengo per girare i colori quando devi mischiare gli acrilici, se devi fare un arancio mischi i colori, ok. Poi vabbè, stuzzicadenti, bastoncini d'arancio, taglia tip, forbicina zig zag, penna correggi smalto nuova dalla Kiko, altri bastoncini, bastoncelli, queste che ne ho aperta una ma non sono molto contenta, si asseccano subito, vabbè, ne userò comunque. Poi calamite di Kiko e aspetta, cos'è? Essence, sì. Poi appoggiamo giù un attimo che tanto si faccia vedere, tutti i miei pennelli di scorta, anche quello meraviglioso che sapete che è il mio preferito, ce l'ho di scorta anche questo, un po' di tutto, Dotter, ho tutti i pennelli. Se volete il video specifico vi farò anche quello dei pennelli, se non l'ho già fatto, no, c'era nell'attrezzatura però non li facevo vedere bene 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 uno a uno. Poi qua ci sono tutte le mie decorazioni e anche qua devo farvi vedere altra scatolina fatta da mio marito con la stampante 3D, così almeno qua non si muovono dentro, troppo bello, è troppo bello, sono veramente contenta. E anche questa fatta sempre da mio maritino, vediamo che c'è tutte le sue divisorie, ma come vedete stanno su anche bene queste giarrettine qua, bello bello bello, meno qua dentro nel cassetto ogni volta che lo apro, non precipita fuori niente. E poi vabbè, qua lo sapete, c'era il video anche di queste che avevo già fatto, di tutte le mie decorazioni che ho, tutte le mie ruotine con strass colorati, argentati, fiori secchi, fimo, c'è di tutte, forme, cuoricini, stelline, ve le avevo già fatte vedere, questi di pupa, c'è un po' di tutto, borchiette, non vi faccio vedere un'altra volta. Poi qua ho tutte le spugnette per l'effetto SpongeBob,
Fimo, altri giarrettini con tutti i brillantini, e qua c'ho tutti come si chiamano i set di stamping di Essen, di cinesi, tutti quelli che avete visto nei video acquisti praticamente. E qua ultimo, anche questo non sto qua a perderci troppo tempo perché ho appena fatto il video dove faccio vedere comunque tutte le mie basi, i miei top coat, goccine asciuga smalto, oli, creme. Qua ho dentro tutte le mie scorte e sono tutte chiuse. Mi vuole bello, sei curioso anche te, ti piacciono le cremine a te? Oh, lui piace, oh, i trucchi. Buono, sì, amore. Vediamo, fai vedere come sei curioso. È andato, guarda cosa è andato a beccare. Ah, come i trucchi. È andato a beccare questo qua perché sa di buono. Amore, l'olio profumato, sì. Ok. No, è più buono questo di Nice Store? Sì. Sì, ok. E qua comunque tutte le mie scorte che non sono aperte perché quelle aperte sono sopra, di basi, tutto top coat. E ve l'avevo già detto, ve l'avevo già fatte vedere. Poi abbiamo quasi finito queste, li metto via dopo. Qua andiamo nel reparto di qua, dove ho la scatola questa di Kiko, dove ho strappato tutto il mio rotolo di Paz e li ho messi dentro tutti questi pezzettini che sono più semplici da estrarre. Poi qui ho il mio fogliettino, che chi mi segue su Instagram ormai riconoscerà la mia scritta, dove io metto la tip e poi faccio la foto delle mie tip. Poi vabbè, le mie salviettine, quelle mono uso. Poi qua abbiamo tutti i dischetti. Madonna. Cioè, aiuto, per me mi rinchiudono una volta o l'altra, mi chiudono fuori. Ma è bello che le comprati anche oggi ancora. Sì, quasi, vabbè, li uso per il viso. Questi qua sono quelli che l'ultimo acquisto a un euro. Bacche di goji, vitamina C, lo so, bimbi miei, famiglia mia, però tenetemi così. Sì, ma adesso arriva il reparto maternità sotto. Maternità. Poi qui ho le garze. E comunque qua sono tutti i dischetti. Sì. Le scorte di Nika, ragazze, sono queste. Adesso arriva la bella di scorta. Dite voi cosa pensate di questa donna. Vi prego, non siate troppo aspettate cattive. Aspettate un attimo, guardate sotto. Aspetta a dirlo perché c'è anche il reparto sotto. No, questo è da criminali. E questo è il reparto solventi maternità di scorta di Nika. Questi sono tutti quelli che ho preso da questa buona 50 centesimi. Poi ho qualcosa ancora della Shen, che poi io ci travaso questi. Ma quant'è che ce l'hai quello lì? Eh sì, questo è da un po'. È tantissimo che non vale. Poi ho questo di scorta, che è come quello con la sopra, ma è chiuso, per detergere i pennelli, della Mille Luci, ve lo consiglio perché è buonissimo. Poi ho i solventi immersione, questi della Yes Love, questo lo sto usando ed è quasi finito. Mi sono trovata abbastanza bene, anche se Yes Love non la voglio. Un buon profumo. Questo anche, 1,99€ all'LD, sono buoni, della Botanica. Poi c'ho questo di Deborah, un altro LD, questo che non ho ancora, sono ancora chiusi. Poi ho quello di Kiko. Poi vabbè, questi cotton fioc per le orecchie, che sono sempre utili. Questo piccino picciò. Poi questo che dicevano che toglie gli strass, ma è un solvente normalissimo, infatti l'ho usato un po', poi l'ho abbandonato lì, lo userò, lo finirò anche per lo smalto normale, non solo per quelli con i glitter, perché non è vero che li fa venire via. Sì, amore, questo non so se ti gradisce come profumo, infatti. Poi qua ho i guantini, quelli guantini di plastica, questo che è aperto, e tutto un po' di solventi ancora della Essence, questi della Rimmel, questo qua della Melissa, no, le di Venezia, e basta. Penso che abbassino, o devo comprarne ancora, dici che no, è meglio che faccio scorta. Ti sei bloccata, ne? Sono un bloccata, po che sì. Non le compri. Vedi? Sono andata aspetta. Un po' ultimamente da Tigotà, da acqua e sapone, però non li ho più comprati. E vedi che sono brava. Anche il cane, senti. Se no, senti, anche il mio Kiko dice, basta mami, vieni amore, basta questi, preferisci gli oli profumati? No, perché sennò poi attacco a comprare quelli, ne amore. Come si fa a non volergli bene? Ne fai parte anche te della mia vita, certo. È il mio fratellino. Certo, il vostro fratellino. Comunque, ragazze, postazione tornando, questo è tutto. Tutto troppo. No, e d'altronde io sono una pazza scatenata così, la vostra amica ormai la conoscete. È questa, va con le sue scorte, se non ha le sue scorte sta male, deve andare a acquistarle perché sennò non sono io. E comunque questo è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate dei cambiamenti, delle come si chiama, delle creazioni in 3D. E cosa devo fare, vedere il mio amore che gioca? Qua c'è il mio bimbo che gioca qua sopra. Postazione Nika, c'è anche monitor del mio bimbo che sta giocando GTA, giusto? Sì.
Ok. E comunque fatemi sapere cosa ne pensate del piccolo cambiamento, che qualcosa comunque chi mi segue avrà visto. E niente, al prossimo, io vi saluto, vi mando tantissimi baci. Alla prossima, ciao!